Voglio presentarvi subito questa storia e questa persona che è qui di fronte a me, che tra poco conoscerete, e voglio farlo prendendo in prestito le parole, delle bellissime parole di San Francesco, che diceva che chi lavora con le mani è un lavoratore, chi lavora con le mani e la testa è un artigiano, chi lavora con le mani, la testa e il cuore è un artista. E perché uso questa citazione? Perché la persona che ho qui di fronte a me e che adesso prontamente la regia inquadrerà si chiama Alberto Cicala e ha saputo far dialogare le mani, la testa e il cuore con un unico, per avere un unico scopo nella sua vita: aiutare, donare e anche un'idea fissa, l'Africa e in particolare diremo la Nigeria. Grazie per essere qui, Alberto. Grazie a te, Michele. Allora, partiamo proprio dall'Africa, che a te però piace chiamare Mater Africa, no? Uso questa espressione, poi dopo spiegheremo anche Beh, perché. assolutamente sì. Perché Mater Africa, innanzitutto? Ma a parte che l'Africa è la madre, insomma, di tutti i popoli di questo mondo, ma però perché stiamo concentrandoci sulle madri, sulle donne e sui bambini che nei villaggi soffrono, vivono in condizioni disumane, assolutamente disumane, e quando hanno bisogno Cura. di cure, purtroppo non hanno i soldi per poter accedere agli ospedali. E quindi quando loro arrivano in questi ospedali, che sono veramente una cosa incredibile, vengono rimandate nei loro villaggi. Non Cioè non vengono accolte, non gli viene vengono data nessuna. accolte, viene data una cura palliativa, tanto così per dire Non ti ho respinto. non ti ho respinto, però poi li respingono quando loro non hanno i soldi. E quindi nel momento in cui vedono che non hanno più i danè, devono per forza ritornare nei Quindi il loro villaggi. destino è quello poi di morire, cioè di essere Molti sopraffatti dalla casi malattia. loro muoiono e l'ultima volta che sono stato giù in Nigeria ho voluto proprio incominciare a fare questo percorso, andare negli ospedali che ci sono ai limiti nei sobborghi della città e fare delle interviste alle dirigenti, alle dottoresse che dirigono i vari reparti e anche a questi ospedali per vedere appunto questa situazione incredibile, disumana, e Senti, per ecco, dire il mio progetto allora è fattibile. adesso arriviamo poi anche al tuo progetto, però volevo continuare un attimo con il gioco delle parole. Un po' abbiamo lanciato questa espressione Mater Africa e poi vedremo che è un'espressione che io ho mutuato da un progetto vero e proprio, insomma, a cui tu hai Assolutamente. già accennato. Un'altra parola che mi piace molto, che tu hai utilizzato per creare un'altra realtà, una realtà con la quale già si è capito, perché l'hai detto, operi, e butterfly, no? La parola farfalla. Perché? Ma farfalla è comunque. L'abbiamo cambiato. Noi ci chiamavamo Butterfly Euro for Africa, poi è successa una serie di cose e il tutto mi ha spinto, anche proprio per il cuore, a chiamarci Associazione Mater Africa per la Cooperazione Internazionale, che acronimato diventa AMACI. E la Bah. cosa mi è piaciuta moltissimo, ma Certo. l'inizio è stato proprio un volo molto molto insomma soffice, un volo Leggero. leggerissimo che però poi ha dato i suoi frutti perché nel 2008 creammo la prima scuola di cinema per i giovani di strada con gli aiuti della Regione Piemonte, del Quindi avevi Consiglio creato, per fare regionale. chiarezza, una produzione cinematografica, una casa di Una produzione, scuola una scuola. di cinema per i giovani. E lì ci arriviamo, però Sì. volevo fare un passo indietro, e cioè, anzi forse un po' in principio, perché da quello che ho capito è che so che tutto è nato nel 2007, Sì. in seguito a un viaggio che tu hai definito scioccante. Scioccante, ma Perché? Come certamente. mai? Perché io e la mia collega, ai tempi eravamo soci di un'altra associazione, tornando da una visita
al console italiano, su una delle vie principali di Lagos, trovammo un giovane completamente nudo, esposto sulla strada, in fase morente, diciamo così, dove i passanti, senza vederlo, lo ignoravano, mentre a nostro avviso avrebbe avuto bisogno di aiuti, insomma. Ma purtroppo se non hai i soldi in Nigeria, sei nessuno. Contano molto più i soldi che la vita. Quindi questa immagine, che era molto più di un'immagine, questa immagine ha scioccato, c'è entrata nello stomaco e vi ha cambiato? Assolutamente. Ha deciso di dedicare la tua vita poi. Assolutamente, guarda, io ho chiesto al console, ma se facessimo un'associazione qui che aiuta queste persone qua, ma anche tutte le donne che dall'Italia vengono deportate, e qui cosa fanno? E quindi muoiono. Il problema della tratta, insomma. È il problema gravissimo problema della tratta, che esiste ancora, è ancora più forte. E lui ci ha detto: siamo in pochi, provateci. E noi siamo partiti immediatamente. E da lì poi si sono sviluppate una serie di cose, adesso anche. E poi sì, una serie di cose. Ne accenneremo qualcuna. Interessante. Tu hai fatto riferimento a un'immagine forte. Tra l'altro, io, esaminando un po' di materiali che mi hai fatto vedere, un'immagine molto simile, non so se è proprio quella, l'ho trovata. Adesso volevo dire che la passione per Matera Africa, per la regia, per la fotografia, ti hanno portato a realizzare poi una serie di filmati, di documentari, lungometraggi, cortometraggi, sì, reportage, sì, sì, sì. Proprio per dare visibilità al mondo degli invisibili, no? Come anche e sensibilizzare anche l'opinione pubblica. Poi non ti sei fermato a questo, perché non ti bastava parlare di loro, dare loro visibilità, ma volevi proprio... Hai avuto un'altra idea, ecco, poi entriamo nello specifico, la svegliamo dopo. Intanto io vorrei dare ai nostri telespettatori qualche suggestione del tuo lavoro, diciamo, fotografico, di reporter anche, attraverso questo montaggio che arbitrariamente, lo dico, mi sono preso la briga e l'ardire di cogliere qualche pillola di immagini e, tradendo completamente il tuo montaggio, ho voluto creare una sorta di montaggio emotivo. Ma giusto per dare un'idea, senza nessuna pretesa. Mi hanno detto che sei bravissimo. Per carità, troppo buono. Intanto vediamo, poi magari vediamo se lo confermi. Vediamo. Ciò che vedrete non è per i vostri occhi. Nei villaggi, in particolare, la sofferenza si fa sentire più di ogni altro posto. Quando mi punivano, mi facevano sbattere con la forza le nocche delle dita contro il muro. Oppure mi frustavano sulle gambe. Questo era il nostro brevissimo montaggio di emozioni, come lo definiamo, insomma, una sorta di suggestione in cui abbiamo preso alcune immagini che negli anni Alberto Cicala ha girato, raccolto
per dare così solamente un suggerimento di tutta la complessità e drammaticità della realtà in Nigeria. Alberto, proviamo a uscire dalle emozioni e a dare qualche spiegazione di quello che abbiamo visto, perché sono tante cose, no? C'è la violenza sulle donne, la povertà. Sì, sì, abbiamo costruito con gli studenti che vedevate in queste sequenze, bravissimi tra l'altro, abbiamo fatto e creato, prodotto insomma con la scuola stessa 5-6 cortometraggi, 2 lungometraggi, uno con un giornalista della RAI, e sulla tratta delle donne dalla Nigeria. E devo dire che comunque la nostra scuola fa anche da barriera per le donne, per i giovani che la pensano, scappiamo, ce ne andiamo, certo, è meglio, c'è un'altra vita. Infatti la cosa interessante, allora adesso si comincia a capire ancora meglio, che dopo lo shock che hai avuto nel 2007, che raccontavi prima in questo viaggio, in cui ti sei reso conto, ti è entrata come una lama dentro il tuo corpo, che ti ha ferito irreversibilmente. Esattamente, bravissimo, esattamente. Quell'immagine appunto di indifferenza nei confronti di una morte per strada. Dopo tutto ciò tu hai detto servono i soldi per poter fare qualcosa per aiutare. Non ti sei fermato lì, perché non hai fatto un'opera semplicemente di assistenzialismo, come si suol dire, ma hai voluto fare un salto di qualità, un volo ulteriore, chiamiamolo così. Un volo di farfalla. Per mettere in condizioni proprio la popolazione del luogo, i ragazzi, di potersi riscattare da soli e trovare il loro futuro all'interno del loro paese. Quindi la creazione, sì, di una scuola cinematografica. Sì, allora, sì, io leggo dalla un resoconto che voi fate, testuale: la scuola di cinema riproposto con il supporto finanziario vorrà essere una barriera ai giovani che vogliono emigrare clandestinamente, un aiuto alle donne deportate che sono rifiutate dal sistema locale, un aiuto alla preparazione ad un mestiere per i giovani di strada. E adesso ti faccio una domanda anche provocatoria, cioè io capisco il volare alto, il puntare in alto, il pensare in grande, non pensi che però sia anche molto ambizioso tutto ciò al limite dell'utopia? Sì, è ambizioso, ma ti dico una cosa, è anche pericoloso, assolutamente pericoloso, però non so come dirti, è una cosa che nasce dentro. Mi ha scatenato un'energia incredibile. Dici, e devo pericoloso dire, perché vero? Pericoloso perché noi andiamo nelle TV private del governo, nelle TV del re, e diciamo: signori, noi abbiamo una scuola di cinema, vogliamo fare in modo che i vostri ragazzi non pensino ad andare all'estero, ma imparino il mestiere qua. E quindi diventa anche pericoloso perché loro pensano che tu abbia tanti soldi, ecco, abbia tutti i soldi per costruire, e pensano anche che tu sia una barriera, questo le organizzazioni criminali, a far ovviamente crescere il loro business. Certo, la manovalanza, li togli manovalanza, certo, in un certo senso. Certo, certo. Senti, una domanda di carattere tecnico. Quali peculiarità hanno i giovani cineasti nigeriani? Cioè in che cosa rispetto a noi hanno una marcia in più, e invece in che cosa magari arrancano, fanno fatica? Allora, arrancano e fanno fatica nei mezzi di supporto, quindi telecamere e quant'altro, attrezzi vari. Invece sono bravissimi perché sono assolutamente talentuosi, assolutamente. In che cosa è il loro talento secondo te in particolare? Artistico, nel loro modo di apprendere e di recitare la parte di quello che c'è scritto, insomma, del soggetto in copione. Mi dicevano in teatro, in altre esperienze fatte in teatro, no, a proposito sempre con ragazzi africani, la loro capacità, mi raccontavano chi lavorava con loro, di saper vivere pienamente il presente. Sì. In una maniera assoluta e totale con il sorriso rispetto sulle labbra. Esatto. Assolutamente. Senti, abbiamo sì, solamente il tempo di una battuta. Va bene, se riesco. Allora, No Woman Don't Cry. Perché ti dico questa frase? Woman Don't Cry è questo nuovo progetto che abbiamo per salvare, per dare aiuto a queste donne, madri con i figli che andando in ospedale si sentono rifiutate dai sistemi ospedalieri e quindi devono morire nei loro villaggi. Woman Don't Cry è sempre un'altra battuta. Cerchiamo di
Sempre un'altra battuta, a chi ti tu chiedi giustamente sostegno, aiuto, no? Con Mater Africa, questa associazione, c'è il sito internet. Non so se si può far vedere, l'abbiamo già fatto vedere. E adesso stiamo rimettendolo a posto. Esatto. E lì si trovano tutti gli estremi per poter darvi aiuto. Sì. A chi ti dice che con tutti i problemi che abbiamo qua dobbiamo pure stare ad aiutare lì, tu come risponderesti? Beh, certo, sai che non ho risposta. La risposta se la trovino, cioè, quelli che me lo chiedono. Rimandi al mittente. Assolutamente. Io una frase però la dico in risposta a queste persone. Grazie, una frase non mia, anche questa cosa, quindi chiudo, no, con una citazione di Gandhi che diceva che l'uomo è dove è il suo cuore, non dove è il suo corpo. Grazie Alberto. Grazie a voi, grazie Michele. E grazie, veramente tanti auguri per questo lavoro preziosissimo. Grazie. Che fai e che fate.